Abbiamo con noi Daniela Pinna. Buona giornata, Daniela. Anche tu ti occupi di piante, una pianta particolare, presidentessa, se non ho compreso male, del Consorzio del Vermentino. Sì, Ligatura DOCG, è una DOCG italiana È una nazionale. DOCG italiana. Sei qua con Camera di Commercio, abbiamo di Sassari, abbiamo il premio Vermentino. Anche te, prima del vino, che cosa insegna la vite? Che cosa ha insegnato la La vite? vita insegna a vivere, la vita insegna a sopravvivere, perché è una pianta meravigliosa ed è una pianta che si adatta a tutte le situazioni e a tutti i climi. E noi oggi siamo qui appunto insieme alla Camera di Commercio perché presentiamo il premio enoterario Vermentino. Che peraltro si svolge ad Olbia nel mese di ottobre quest'anno, dal Quindi 2024. siamo in periodo di vendemmia, appena finita la Bravo. vendemmia. E infatti in occasione di Benvenuto Vermentino, perché c'è il Benvenuto Vermentino, il nuovo Vermentino che nasce. E quindi oggi siamo qui perché la cultura, come sappiamo, e questa è la sede, il tempio della cultura, c'è anche la cultura appunto del vino, dei territori. Quindi noi siamo nel territorio della Gallura, un piccolo territorio, un triangolo a nord della Sardegna, dove ancora si cerca di preservare appunto la viticoltura. Preservare, lo sappiamo, c'è una situazione particolare, i cambiamenti climatici, è difficilissima la coltivazione della vite, tanti ragazzi stanno iniziando e si stanno affacciando anche al mondo del lavoro per preservare anche appunto delle arti, che sono le arti della potatura, della legatura, del gestire una pianta che spesso è molto generosa, ma che deve appunto affrontare dei climi, in questo caso, e delle situazioni molto difficili. La vite e il vino sono tradizionalmente legati a ciò che è la festa, a ciò che è anche la festa dello scambio culturale, no? Del simposio, quindi della chiacchiera, intesa in forma nobile, filosofica oseremmo dire. Franco, il gelso quale storia racconta? Se la vite e il vino sono legati alla festa, il gelso legato al... Beh, è legato all'utilità, perché del gelso è un po' come il Non si maiale, butta via niente. bravo, non si butta assolutamente niente, perché i frutti si usano per fare le marmellate, le foglie si usano per alimentare gli animali, il legno si usa per fare le botti, soprattutto di aceto, quindi altro collegamento Con il con il vino. vino, diciamo, e quindi è una pianta che ha rappresentato un pezzo importante della storia rurale italiana. Io ho fatto il libro sul gesso perché ad Ascoli Piceno, dove mi sono ispirato, perché in una libreria che è lì da 35 anni, in un palazzo del Cinquecento affrescato, prima dei libri c'era un allevamento di bachi da seta all'interno del palazzo nobiliare. E quindi lì Un mi mondo. si è aperto in realtà un mondo e ho visto molte. Ho visitato molte campagne con i gelsi e per esempio nel Veneto c'è un legame tra il gelso e la vite, perché è la famosa vite maritata, no? Che è questa vite che anziché essere legata ai pali normalmente è legata alle piante. I cavi sono tesi tra una pianta e l'altra, questa è un'usanza antica, i contadini non avevano i denari o i mezzi per ricavare i pali di cemento, di ferro e neanche di legno, quindi legavano i filari uno con l'altro legandoli alle piante. E addirittura c'erano certi vitigni che prendevano il sapore del gelso anche, oltre a quello dell'uva suo naturale, prendevano anche il sapore del gelso. E ci sono diverse aziende nel Trevigiano dove ancora ci sono queste vigne maritate e i nomi dei vini sono tutti legati al gelso. Massimo, Sono, come ti posso dire, colpito e vorrei che mi dessero voce dalla regia, Sì, ce l'hai, grazie. ce l'hai. E il gelso è praticamente un accompagnatore fondamentalmente. Fa da fine filare i cavi in cui i Questo sì. tralci si annodano, si intrecciano, non sono tra un palo e l'altro, ma sono tra una pianta e l'altra. Visto che cede un pochino del gusto, lo possiamo definire anche un accarezzatore, allora? Assolutamente sì, certo. Comunque il nome vigna maritata è perfetto. Okay.
Daniela prima parlava del mondo dei giovani legato all'agricoltura, no? Allora estenderei questa riflessione sia alla parte imprenditoriale, che comunque ha cura della terra, che con la tua parte di racconto, no? E i giovani, al di là di quelli che sono poi i movimenti relativamente alla salute del paese, del pianeta, eccetera, che rapporto hanno con la natura? Noi rischiamo di tenerli un po' estranei, un po' lontani rispetto a ciò che è la propria terra. Guarda, io sono, devo dire, sotto certi aspetti molto ottimista. Io frequento un po' le Alpi per passione alpinistica. Per mio piacere, ma anche perché sono un camminatore seriale, ho scritto libri, guide, manuali, tutto sui sentieri dell'Appennino, delle Alpi, eccetera, e c'è questa voglia grandissima dei giovani di ritornare alla natura, di ritornare alle attività agricole, ritornare alla vigna, ritornare al bosco, ritornare all'allevamento, eccetera. C'è però ancora un po' da smussare quei rapporti ancora non facilissimi tra il cittadino che vuole andare e il contadino originario del luogo, perché raramente riescono a beccarsi uno con l'altro. E poi c'è tanta burocrazia, troppa, che fa molto da freno. C'è un desiderio di slow, di lentezza? Assolutamente. E credo che, ne ho parlato poco fa con un altro pubblico, è proprio l'obiettivo del futuro, ormai è quello, non si può andare da nessun'altra parte. Volenti o nolenti bisogna andare in quella direzione. Daniela, sì. Giovani e imprenditoria legate al vino. Cosa ci racconti in Sardegna? Ci sono dei giovani che si impegnano con delle nuove imprese vitivinicole? Assolutamente, è una cosa che sta succedendo un po' in tutta Italia. I ragazzi si stanno rimpossessando delle terre, non è come pensiamo. Io ho anche un'esperienza diretta, perché ho delle figlie, insomma, ventenni, quella fascia lì, sono molto sensibili alla natura e alla salubrità dei luoghi, quindi vogliono rispettare appunto il loro territorio, ed è una cosa appunto molto 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 bella questa, quindi c'è un ritorno alla campagna. C'è un ritorno alla campagna, però c'è anche un'università importante a Nuoro che segue i ragazzi, ho origini sarde, per questo che lo so, quindi io gioco in casa in questo momento, e io ho appunto dei parenti o delle nipoti che hanno studiato a Nuoro proprio per avvicinarsi e stare comunque in Sardegna e non andare via dalla Sardegna. Sì, ci sono ben tre università, una è appunto a Nuoro, una è a Sassari, dove c'è un'università molto importante di tecnologie e biotecnologie alimentari, una è Oristano con viticoltura ed enologia, quindi anche il fatto che siano aumentate le possibilità di studio, si stanno preparando in Sardegna. Prima anche io sono dovuta andare fuori perché c'era la facoltà di agraria, ma non c'era una specializzazione in viticoltura ed enologia. Adesso veramente è una cosa molto ampia.